Sono tantissimi, gli amici tuoi non hanno così tanti soldi. E tu lasci tutti quei soldi in mamma in macchina. Complimenti. Hola Yes Family, qua Pepios, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un video particolare perché è una specie di scherzo esperimento che consiste nel andare a lasciare un bel po' di soldi in macchina e vedere poi le reazioni di mamma, Graziana e papà. Io sono abbastanza sicuro che nessuno di loro potrebbe prendere dei soldi dalla macchina sapendo che sono miei e non darmeli. Però, per la scienza e per il video, ho deciso di farlo e vedere le loro reazioni. Ragazzi, ovviamente, se vi piacciono gli scherzi e tutte queste cose, ricordatevi di lasciare il like perché è importante, sapete, è gratis. Detto questo, saluto due persone che hanno attivato la campanellina e sono Agata Lombelli e Maurizio Giannoccaro. Bella ragazzi, mi raccomando, se volete essere salutati anche voi, attivate la campanellina. Lo so che c'è gente che l'ha attivata da anni, però piano piano cerco di salutarvi tutti, solo che 400.000 ora sono tanti ed è veramente difficile. Capito? Andiamo al supermercato adesso, facciamo un po' di spesa. Sì. Mi dici tu che cosa dobbiamo fare? Sì. Che cosa dobbiamo comprare? Sì. Ecco cos'è che mi sono scordato. Sapevo io, non è così. Ti ho detto, ma per favore, il portafoglio. E il tuo lo devo prendere io. E ti ho detto, stavo sul mobile in cucina. Mi sono dimenticata. Dai, ma devo andare io, vero? No, vado io, mo, che dai. Che palle. Pure le chiavi ti hai portato, vabbè. Vabbè. Che possa stare in macchina. Ma non c'è. Non mi sembra. Qua non c'è niente. Qua. Ma non c'è niente, te lo dico già. Ok. Ma che. Mamma mia, che piaga. Non ci sta niente. Oh. Ma che cacchio combini? Niente, l'hai trovato, non riesco a trovare. No, ho trovato, sì, ho trovato. Basta. Che cosa sono tutti? Perché metti le mani nei tu posti? Tu me ne dove cerchi. Ma non qua, può stare qua dentro il portafoglio? Perché non può stare. No, sono tutti questi soldi. Mamma, e se erano cose che mi servono per dopo. Quando ti accompagno al supermercato c'ho da fare. Ma sono tantissimi. E lo so, ne ho un bel po'. Come li hai trovati? Come sì, a parte che sono contati. Cioè io mo non so se tu li hai fregati da qua, però io devo prendere i tuoi soldi. Ma sono contati. Dimmi, non ti dove... fare pensieri pazzi. Quelli li ho contati tutti, sono giusti giusti. Beppe, io non ho preso soldi. Voglio sapere da dove li hai presi questi tu. Ma perché devi fare i problemi miei? Sono i problemi tuoi, sono pure i problemi miei. Mi dici da dove li hai presi? Ma non dovevi guardare qua dentro. Tu mi hai detto cerca portafogli. Ma poi non può stare qua. Ho detto cerca per terra, qua che è nel cassetto davanti. Ti ho detto non qua dentro. Fai finta di niente. Mi dici da dove li hai presi i soldi? Sono miei. Grazie. E questi sono i soldi della comunione, del battesimo. Spacco la faccia. E dai, perché non ci credi, scusami. Non ridere, dimmi da dove sono venuti fuori. Sono tantissimi. Sono degli amici miei che mi dovevano dei favori e mi stanno piano piano ridando i soldi. Io prendo e li metto qua. Che significa ti devono dare i favori? Mi devono ridare dei, diciamo, mi dovevano dei soldi, capito? Sono tantissimi, gli amici tuoi non hanno così tanti soldi. Ma che cosa ne sei tu, ma del patrimonio economico dei miei, Immagino. Amici? Immagino. Ho dato tanti soldi in questi mesi e loro me li hanno ridati, solo che ce li ho qua, mo. Fai l'usuraio. Fai l'usuraio. Mamma, non so neanche che vuol dire usuraio. Usuraio, chi prestava denaro a interesse. Poi, chi pretendeva un interesse eccessivo. Oggi, chi esercita l'usura. Strozzino, prego. Ma sì, fammi vedere, scusami, perché secondo me tu li hai presi. Non li ho presi, che prendi i soldi tuoi. Che ne so, cioè, ma come ti viene a mettere le mani nei posti strani? Io non lo so. Sì, secondo me mancano un paio di cento da qua, vabbè. Peppe, ma se ti servivano, me lo chiedi? Peppe, guardami. E Peppe. Peppe.
Ti do uno schiaffo, io non ho preso niente. Cioè, mi freghi i soldi, mi mini pure. Dimmi tu se è normale. Ma dove te ne vai? Tanto devo guidare io. Me ne va, non ci voglio più andare da nessuna parte con te. Dai, mamma. Vieni. Perché va all'altra macchina? Se ne sta andando. Mamma. Era un prank. Vaffa. Devo controllare la registrazione, se mi hai preso un paio di cento, sono problemi. Non ho preso un paio di cento. Ci vediamo? Ok raga, ora sono andato a prendere Graziana, vediamo come sarà la sua reazione. Non credo che lei prenda i soldi e non mi dica niente, cioè... No, la conosco. Quindi, però, almeno, teoricamente, si dovrebbe arrabbiare. O se non arrabbiarsi, mi dovrebbe fare qualche domanda. Vediamo, perché poi tocca a papà Chios. Ok... Ah, sì, mi fermo qua. Mi presti il tuo, quindi? Il mio cosa? Il tuo telefono. Ah. Arriva? Vai. Ehi, ciao. Il mio telefono sta a scarico. Vabbè, si motivi. Gra. Mi fai un favore, puoi vedere nella macchina, vedi se ho lasciato il portafoglio. Perché mamma a casa non lo trova. Ma perché lo guardi sempre? Nella macchina l'ho lasciato, ma di regola. E vedi a casa. Mannaggia, mi svegli. Grazie che parlo con mamma. È qua. Che cazzo. Beh. Quanti sono? Ciao raga. Sgamato. Vabbè. Non ti arrabbiare. Vabbè, ok. Ciao. Ciao. Dimmi che l'hai trovato in macchina, ti prego. Perché No. Ti prego. Non l'ho trovato. Come non l'hai trovato in macchina? Non l'ho trovato. Ma hai guardato bene? Sì, ho mamma guardato. Dice che sta qua, tieni. No, non c'è. Giuro di no. È impossibile. No, non c'è, è vero. Ma hai guardato tutte le parti? Sì, scusa. Sì. Non c'è. Controlliamo insieme. L'hai vuoi messo. Ricontrollare? Vado a riparare con mamma. Porca. Ma se non c'è, non c'è. Boh. Oggi eccesso di biondaggine in Graziana. Oh, non c'è? Troviamolo insieme. Ho visto qua. Ah, se lo trovo, qua. Mi devi chiedere scusa. Sì. Perché vuol dire che sei un po' stupidina. Eppure. Ah, vedi il portafoglio? Avevo capito il porta... Io intendevo il portamonete. Capito? Quello piccolino. Grazie. Che? Avevi visto il portafoglio? No. Stavano i soldi qua. Che soldi? Qua stavano dei soldi. No. Grazie. Stavano dei soldi qua. Stavano da 50 euro qua. Dove li hai messi? No, io non ho niente. Guarda che stavano qua. Non c'era niente. Stavano qui. Ma ti sei imbrogliato? 50 euro forse nel tuo portafoglio qua. Non ce li ho, è vuoto il portafoglio mio. Scusa, tu questo l'hai aperto proprio? E quindi è aperto qua, stavano i soldi e il portafoglio? No, stava solo il portafoglio. Grazie. Hai 10 secondi per dirmi la verità. Di che cosa? Stavano i soldi qua. No. Fai brutta figura. Di che? Guarda che fai una figura pessima. Io non ho preso niente, mi stai accusando di aver rubato. Ma cosa? 2000 euro, che cosa? Ma che... sta registrando il cellulare. Ah. Cioè io la ci sono di macchina. Allora, lo sai che non si fa a registrare le persone senza il loro consenso? Ma sì, la ci sono di macchina tu li rubi. È un esperimento per vedere se la mia ragazza rubava i soldi di macchina. Io li ho presi, ancora qualcuno te li rubava. Ma senti, faceva una figura di... No, semplicemente io li ho rubati perché mi sono accorta della telecamera. Sì, certo. Sì, è vero. Vai a controllare, ho anche salutato. Grazie, non cambia, cioè hai fatto una figura di merda nello stesso. Ma io lo sapevo. Ma non è che se mi dici così io poi la rivedo, cioè si vede che gli hai rubati i soldi. No, si vede che io ho detto ciao raga. Che fai, li conti? Oh. Chissà che devi un po' cambiare. Perché me ne accorgo. Dato che il prank non è riuscito, esperimento come lo vuoi chiamare, non è riuscito.
il premio per me sono questi soldi. Certo, vai piedi a casa, questo è il premio. Tu fai lì i prank brutti ed è colpa mia. Esperimento sociale. Comunque, se qualcuno vuole, non li lascio qua i soldi. Cioè, non è che voi venite a rubare. Qua non c'è nulla, è solo per questo video. Vabbè, tocca a papà, io posso entrare in scena. Ah, ho finito io. Sì. Ok, ciao raga. Ora invece tocca a papà Yoss. Vediamo che cosa mi dice. Sono molto molto curioso. Addirittura devo guidare io. Ti fidi? Vediamo. Vediamo. Sono 20 anni che ho la patente. Sì, 20 anni. Ah sì. Hai preso il portafoglio mio? Io? Per quando mai prendo il portafoglio tuo? Non l'hai visto in cucina? Sul tavolino? No. Mo' devo rendere io sopra, vero? Io non vado certo. No, no, vengo. Fatti due passi. Vabbè, vedi, ancora magari. Forse l'ho lasciato qua da ieri sera, perché non mi pare che stava sopra. Tutta stanotte in macchina. Vedi in macchina se sta qualcosa. Ti vedo un po' rimbambito oggi. Grazie, complimenti. Arrivo. Si inizia a vedere. Vabbè. Come si fa a lasciare il portafoglio in macchina? Boh. Dove stava? Dove stava? Non ci stava in macchina. Oh, ho visto tutto a terra. Come non ci stava in macchina? Io non l'ho trovato, ho visto nel cassetto, ho visto nelle parti più... Vabbè, in macchina sta. C'è macchina? Sopra non c'è. Ho visto tutto, sopra non c'è, stava in macchina. Mi ricordo che l'ho lasciato in macchina. Io l'ho visto qua dentro e non c'è. Ho visto. Beh, poi dove hai visto? Nei cassetti laterali qua, non c'è. Tutto hai guardato? Non devo guardare più. Non ci voglio credere. L'hai persa? Stai in macchina! E come fa a stare? Ma io non l'ho trovato. Ho usato un livello troppo alto per te. Dovevo lasciarlo davanti agli occhi. Qua, papà. Qua stava. Ma che ne so io. Vedi? Sta. E tu lasci tutti quei soldi in mamma in macchina. Complimenti. Era uno scherzo. Noi io c'ho il telefono a registrare. Ma se io non sapevo neanche che questo si alzava. Pensavo... Bracciolo per appoggiare, basta. Porca vacca. Vabbè, io che ti volevo dare 50 euro per aver partecipato al video. Vabbè raga, io ci ho provato. Niente, papà non è stato all'altezza. Che vuoi fare? Ok raga, io ho fatto il possibile. Mamma si è un po' arrabbiata, ma l'avevo un po' immaginato. Non mi aspettavo le reazioni di Graziana e papà. Se volete altri video, scherzi, qualsiasi cosa, ricordatevi di lasciare un bel like, commentate qua sotto e ci vediamo presto ad un nuovo video. Bene raga. Ah no, bugia, seguitemi su Instagram perché siamo quasi a 100k. Dai.